tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono tornata operativa sul canale, mi siete mancati tantissimo. In questo video vi faccio vedere come realizzo il look che vedete appunto indossato in questo momento, indossato come se fosse praticamente un vestito. Dato che me l'avete richiesto in tantissimi su Instagram, avete visto che ultimamente sto facendo questo make-up, ho deciso di fare un Mi Preparo con voi dove vi racconto i vari prodotti che utilizzo ultimamente. Sperando che questo video vi faccia piacere, vi lascio direttamente alla realizzazione di questo make-up. Benvenuti a tutti quanti, lo so che vi sono mancata, mi siete mancati anche voi. Anche se in realtà non è che sono proprio nel mood di registrare oggi, perché avete presente quei giorni in cui siete inesistenti, nulli, non avete voglia di fare niente? Ecco, esatto. Però mi tenete tanta tanta compagnia, quindi ho deciso di registrarvi, dato che me l'hanno richiesto un sacco di persone, di fare il make-up che sto ultimamente facendo nelle Instagram stories, insomma, quello che sto facendo tutti i giorni. Quindi iniziamo subitissimo, partirei con il legarmi i capelli, perché altrimenti mi danno fastidio e faccio veramente cagare così, oh mio Dio. Sei veramente una cessa apocalittica. Iniziamo subito dalle sopracciglia. Scusate se guardo a destra, ma sapete, la mia videocamera è una merda, si interrompe ogni volta, quindi devo guardare lo schermo per vedere se sta registrando ancora. Prima che me lo chiediate, vi dico già che questa collanina me l'ha regalata Cindy a Natale e non so da dove provenga, ed è bellissima perché c'è la luna e io adoro la luna, quindi è stato un regalo azzeccato. Mi piace tantissimo, è proprio proprio bella, è proprio proprio bella, è davvero molto bella. Parto con il brow pot, come cavolo si chiama, brow liner di Mesauda, che è praticamente bucato, come vedete, super super usato. Uso sia questo che quello di Mulac. In questo momento ho perso quello di Mulac, e quindi in questo momento, già da un po' di mesi ho perso quello di Mulac, sarà in mezzo ad altri trucchi, e sto utilizzando lui. Mi piace tantissimo perché le sopracciglia non sbavano con questo, rimangono tutto il giorno lì, e anzi dovete essere molto veloci a stenderlo perché si asciuga molto velocemente. Veloce a stenderlo perché si asciuga velocemente, non fa una piega. Non vedo l'ora di andarle a tatuare, non ho ancora preso nessun appuntamento perché sto valutando. Diciamo che ho un po' paura perché non che non sappia a chi affidarmi, l'idea ce l'ho, cioè ho già guardato alcuni lavori di questa ragazza. Ho paura che vengano diverse da come le vorrei. Ho fatto il contorno con l'Overachiever ed è fantastico. Questo tra l'altro è uno dei miei correttori preferiti che sto utilizzando ultimamente. Mi piace tantissimo perché è corposo, super pigmentato, e ne va steso veramente poco in questa zona perché altrimenti vi fa le pieghe, ovviamente, essendo così corposo. E dato che tante di voi mi hanno chiesto quale correttore consiglio ad alta coprenza che dura tutto il giorno, questo qua è favoloso, a me piace veramente tanto. E vado a fare, già che ci sono sempre con questo, anche la base. Siccome voglio provare anche altri correttori, questo lo metterò via e lo utilizzerò durante tutto il resto della mia vita. Però oggi voglio provare con voi questa meravigliosa novità, questa bag piena di correttori e anche fondotinta. Adesso vi faccio vedere, e anche cipri, e anche uno specchio magnifico. Adesso mi cadrà tutto. Come vedete ci sono i fondotinta e i correttori abbinati. Non so che colorazione mi abbiano mandato, perché ancora non l'ho aperta, volevo aspettare di fare una specie di prime impressioni con voi e utilizzarle proprio con voi. E qua sotto abbiamo le ciprie e i pennelli con lo specchio, un sacco di cose bellissime. Non andrò ad utilizzare il fondotinta di Fenty per il semplice fatto che non mi piace. Cioè, non su di me, quando avevo la pelle secca... Su di me, quando avevo la pelle secca, non mi piaceva per niente. Questo qua è il 120, che era la mia colorazione, è la mia colorazione. Poi mi hanno mandato anche quello più chiaro, che è il 105. Mi sa che proverò il 105, uno perché mi sono sbiancata, non è più estate, due perché questo fondotinta tende ad ossidare tantissimo. Su di me, infatti, il 120 era persino un po' troppo arancio, troppo scuro. Come correttore abbiamo sempre il 120 o il 150. Vediamo se il 120 è troppo scuro o troppo chiaro. Perché poi ossida, cioè questo è il problema. Allora, questo è il 120, che è la stessa colorazione del fondo che utilizzavo, e questo è il 150, decisamente uguale, è identico, però ovviamente aspettiamo che si ossidi, lo lasciamo lì un attimo, già che ci sono, quasi quasi vado a fare la base col 120, anche se l'ho già fatta, però ne ho messa veramente poca, facciamo questa cosa. E la vado a sfumare con la mia blender di Huda Beauty mangiata dal mio gatto. Non so se riuscite a percepire tutti gli smangiucchiamenti di Freya. Ovviamente l'ho lavata, raga. È proprio bianco muro. E non sta ossidando. Questa cosa mi preoccupa.
perché sono tutti chiari i correttori che mi hanno mandato. Vabbè, diventeremo dei muri, quindi aspettiamo, non sta ossidando, anzi sì, sta ossidando di più, come vi dicevo, il 120 sta diventando arancio, questo sta rimanendo uguale, vabbè, perfetto. Questo qua non mi ispira per niente, si è già asciugato e mi sta seccando di nuovo la pelle. No. 999. Finalmente siamo arrivati al punto clou della situation. Come faccio a fare il trucco che faccio ultimamente? Sto utilizzando la nude, la new nude di Huda Beauty, che a me piace tantissimo. Un sacco di persone l'hanno bocciata, non capisco perché. Io sono un amante di questi colori. Infatti, come vedete, super usata, super bucata. È bellissima, a me piace tantissimo. Utilizzo le bare, beh, questo qua, per andare a creare insomma un po' una base con il pennello Gigante di Mulac, quello per l'highlighting. Vado a fare proprio la base in questo modo, mi sono schiarita un sopracciglio, perfetto. Questo trucco è un trucco semplicissimo, talmente semplice che io lo faccio male, ma veramente male, cioè non è niente di costruito, niente di che. E non lo so perché ha una resa pazzesca sul mio occhio, forse perché le ciglia poi cambiano tutto, non ne ho idea. Ultimamente sto utilizzando la matita Shiva di Mulac, che anche qua è diventata una delle mie preferite, una delle mie matite nere preferite, perché dura tutto il giorno, non sbava, è smudge proof, waterproof e bla bla proof, tutto proof, è a prova di ogni cosa, anche dei terremoti e dei uragani, lei rimane lì, cioè voi state per morire, lei rimane lì, perfetta. Ovviamente quando la andate a stendere dovete andarla a sfumare, se la volete sfumare, molto velocemente, perché si va a fissare subito dopo. E ho fatto anche un mini video su Mulac che potete vedere, perché è tipo l'inizio di tutto questo make up, perché in realtà è nata da là l'idea. Ci ho schiaffato sopra degli ombretti e da lì poi è nata l'idea del make up che sto facendo ultimamente, che non è niente di che. Parto da metà occhio, vado a fare una specie di eyeliner praticamente, lo porto un po' su, ok? Una roba schifosissima, una roba brutta, cioè veramente brutta. Poi col pennello la vado a sfumare, cioè proprio simple. Il pennello che utilizzo è il Pen Brush, sempre di Mulac, perché tutti gli altri pennelli sono da lavare. E questo è perfetto per questo tipo di make-up. Come vedete sfumo solo la parte esterna, no? Ne? No? Vado a sfumarla qua, anche verso l'esterno, e faccio già una leggera codina. Un sacco di voi sempre mi chiedono se mi sono rifatta qualcosa. Perché? Cioè, mi vedete, sono sempre la stessa gloria, semplicemente su Instagram esistono degli effetti bellissimi chiamati filtri che ti levigano la pelle, ti fanno un po' più magra, cioè semplicemente questo, non so, poi vabbè, sì, devo essermi un po' scavata perché sto mangiando malissimo, veramente molto molto male. Vado a fare la stessa cosa anche di qua. Questo perché la vita da single prevede schifezze o comunque che mangi quando hai voglia e non hai più questa cosa di dover mangiare insieme a un'altra persona quando magari entrambi avete fame o solo una persona ha fame. Comunque munitevi di pazienza per questa parte perché è la base del make-up. Se voi non fate bene questa parte come fondo, una volta applicati sopra gli ombretti si vedranno i buchetti, si vedranno tutte le imperfezioni del make-up. Una volta che avete steso bene la matita e sfumata, potete procedere con l'applicazione degli ombretti. I colori che utilizzo più spesso sono questo, questo e questo. Faccio un mix di questi tre e li vado a picchiettare sopra. Infatti, un'altra cosa che vado a fare è utilizzare questa perfetta buncia, come vedete, copri palette, insomma, il cartoncino esterno di Clio, che tra l'altro gli ombretti sono bellissimi, My First Love, come base, come insomma stencil per il trucco che vado a fare. Per prima cosa un pennello da sfumatura, vado a fare il mix di ombretti che vi dicevo, appoggio il cartoncino e inizio a picchiettarci sopra gli ombretti, cioè semplicemente inizio già a fare la stessa cosa che ho fatto con la matita nera e lo porto già verso la piega dell'occhio, non troppo, e verso l'esterno, quindi do profondità con l'ombretto e picchietto, applico, ok? Dopodiché prendo un altro pennello e vado a sfumare appunto i bordi con un altro pennello in questo modo. Anche qua munitevi di pazienza perché più sfumate meglio verrà il make up. La cosa che vado a fare è molto molto lunga perché vado ad applicare e a sfumare. Applico e sfumo fino a che non diventa ben sfumato e molto intensa questa parte esterna. Concentratevi sempre nella parte esterna perché vi aiuterà ad avere l'occhio un po' più allungato e più da gatta, insomma.
Una volta tolto il cartoncino, procedo con lo sfumare sempre la parte esterna verso l'alto, così, e verso l'interno. Non troppo, perché qua andremo ad applicare l'ombretto più chiaro, o meglio, illuminante. Sono troppo contenta e mi fa strano parlare senza Invisalign, perché praticamente adesso lo sto tenendo solo nella parte sotto, inferiore. Ho finito le mascherine superiori, le sto tenendo solo di notte, mi ha tolto anche tutti gli attacchi che avevo, quindi quei puntini bianchi che c'erano sui denti per far sì che i denti si spostino e aggrappino bene la mascherina. E sono troppo contenta perché quello sopra, la parte sopra è finita, adesso basterà aspettare solo che quella sotto si sistemi per poi andare a ricostruire questa parte qua del dente, insomma finire proprio tutto il sorriso, limare i denti, sbiancarli eccetera eccetera, quindi ci sarà da aspettare ancora forse meno di un anno sicuramente. E sono contentissima perché non sapete quanto è più comodo avere l'Invisalign solo nella parte inferiore. Vado a mettere Shiva adesso anche nella parte interna, però fino a metà, e vado a sfumarla successivamente con gli stessi colori applicati sopra, solo sotto e solo fino a qua. Ma una domanda che vi volevo fare: voi l'avete già tolto l'albero? No, perché io ancora non l'ho tolto, faccio schifo e non ho intenzione di toglierlo, non per qualcosa, perché proprio non ho voglia di stare a spallinare l'albero e metterlo via, portarlo in cantina. Non ho proprio voglia. Cercasi aiutante di Babbo Natale che mi porti via l'albero. Ma la Befana, oltre a portar via le feste, non può portar via anche l'albero? No. Dopo aver fatto tutto ciò, prendo il Double Glam di MAC e con il dito, proprio in modo semplice, lo vado ad applicare nella parte interna sfumandolo col dito verso il centro. Lo porto anche un po' qua. Più semplice di così si muore. Fa cagare questo trucco, io l'ho detto che è una cagata da fare. Successivamente vado a piegare le ciglia. Ultimamente sto utilizzando un sacco il piegaciglia, non lo utilizzavo spesso prima. Ho notato che le mie ciglia si stanno riprendendo tantissimo. Ho notato anche che mi è cambiata un sacco la pelle, cioè non sto facendo niente di che. In realtà la mia skincare è di una tristezza assurda e mi è cambiata tantissimo la pelle, guardate, cioè non ho su niente. Ho semplicemente un po', ecco, qua mi sta uscendo un brufolo, ma penso perché sia il preciclo. Ma il resto è bellissimo, cioè non ho mai avuto una pelle così, cioè ce l'avevo quando, prima che prendessi la pillola, prima che, insomma, anni fa, quando ero un po' più giovane, un po' più young. Dopo aver piegato le ciglia vado ad applicare il mascara. Nella parte inferiore di solito lo sto applicando solo anche qua verso la fine, per cercare di dare più scuro verso l'esterno e allungare di più l'occhio. E la cosa che sto facendo, che tutti voi siete impazziti, è anche qua la cosa più semplice del mondo: applicare le ciglia solo nella parte esterna. Cosa faccio? Prendo le ciglia, quindi le ciglia intere, le taglio a metà e le estremità esterne, appunto, le applico solo nella parte esterna dell'occhio. Semplice. Per queste, ultimamente sto utilizzando sempre quelle di Mulac, che le ho distrutte tutte, perché quando tolgo la colla nella parte della banda, appunto, vado a staccare sempre anche la striscia proprio e insieme alle ciglia, quindi le distruggo in questo modo. E perché sono pigra, non c'ho sbatti e tempo e voglia di stare a toglierla con l'acqua micellare, bla bla bla, quindi le rovino. Adesso sto utilizzando quelle di NYX, mi pare siano le 23, boh, non mi ricordo. Comunque, cosa ho fatto? Anche qua la stessa cosa, le ho applicate doppie, sono doppie ciglia incollate insieme e anche qua messe solo nella parte esterna. La colla che utilizzo, come al mio solito, anche qua una delle mie preferite, la colla di Huda Beauty, la Lash Glue, quella nera. Anche questa è waterproof ed è fast drying, quindi si asciuga molto velocemente, non dovete stare ad aspettare 8000 anni. E io la applico, anzi prima di applicarla fammi pulire le ciglia, perché anche qua ogni volta rovino le ciglia e non le pulisco. Intanto che le pulisco vi dico cosa sto guardando, perché anche qua mi chiedete sempre che serie TV seguo, cosa sto facendo nell'ultimo periodo, che film ho guardato. Ho iniziato Gossip Girl, che io non l'avevo mai visto e lo so, sono una pessima persona. Sono già alla terza stagione, quasi a metà. Mi piace tantissimo, io sono la Blair dei poveri, non che, cioè, in alcune cose mi ci rivedo tanto e Antonio mi ha detto appunto che io sono Blair perché a volte sono molto simile a lei. E niente, a parte questo, io sono in fissa con Chuck, mi piace tantissimo Chuck, voglio un Chuck nella vita. Poi ho guardato anche Bird Box, che ha spopolato tantissimo. Volevo iniziare anche la serie TV You, dove c'è Dan Humphrey. E... Oh, Dan!
Prendiamo per il culo ogni volta Serena che si tocca le labbra almeno, che si morde le labbra almeno 500 volte al minuto. Passa la sua vita a recitare in questo modo. Dopo averle pulite applico un po' di colla qua. Mi raccomando, ricordatevi dalla parte crescente verso l'esterno, cioè qual è quella di destra e quella di sinistra, altrimenti vi verrà uno sguardo stranissimo. Una volta l'ho fatto, ho sbagliato ad applicare le ciglia e avevo uno sguardo stranissimo. Me ne sono accorta una volta uscita di casa, ho detto ma che... Applico la colla in questo modo, aspetto qualche secondo e poi le vado ad appoggiare solo nella parte esterna, quindi da metà occhio verso l'esterno, e cerco anche di girarle un po' in modo che mi liftano ancora di più l'occhio. Appoggio semplicemente le ciglia in questo modo, le sistemo, le vado ad appoggiare, come vi dicevo, nella parte esterna e aspetto qualche secondo che la colla si asciughi. Cioè, dopo averle applicate, l'effetto, come vedete, è questo, quindi più scuro verso l'esterno e più folte verso l'esterno sempre. Appoggio e voilà. Sistemo, mi aiuto con la punta delle pinzette e lifto un po' così. Cioè, semplicissimo, veramente, in 3 secondi applicate le ciglia e non vi danno neanche fastidio, perché a differenza della banda intera, cioè proprio della la banda larga internet, a differenza delle ciglia normali, qua non vi vanno a toccare, non ci sono sollevamenti strani, perché l'occhio comunque qua si muove poco e non vi danno fastidio, cioè sono la svolta. E il fatto che la colla è nera vi aiuterà anche a dare maggiore profondità, proprio perché... crea già quella riga d'eyeliner che magari serve proprio dall'attaccatura delle ciglia alle ciglia finte. La cosa che vado a fare molto divertente, stile Vinaville, è fare così con il dito, con la colla. Ta-da! Di solito procedo con il correttore e il fondotinta, quindi come correttore, mi dispiace, volevo provare quelli di Fenty, ma sono troppo, veramente troppo chiari, e utilizzo l'8B Cotton Candy sempre di Huda Beauty e lo vado a stendere con la spugnetta sempre di Huda Beauty. Cioè, guardate quanto leviga e come mi annulla le occhiaie. L'8 per me è perfetto, ossida anche lui, quindi diventa un po' arancionino ma non troppo, proprio quel colore che serve per annullare il colore delle mie occhiaie. Di solito vado a sfumare un po' anche il colore qui per non renderlo troppo netto. E nella parte interna riapplico l'illuminante, sempre il Double Glam di MAC, con questo pennello qua che è lo Smudger Brush, sempre di MULAC. Quindi faccio questa cosa, solo qua. Io non ho ancora visto il telefilm You, ma sono già in fissa con la canzone. Infatti, anche qua, se volete, potete seguire la mia playlist, che è Sea Fair Face. Però una volta vi avevo dato la playlist, quella con l'hashtag, che non aggiorno da tanto tempo, in più ci sono canzoni vecchie che dovrei ripulire, non mi piacciono più. Sapete quando vi stufate delle solite canzoni. Ce n'è un'altra attiva, già da un po', dove è un po' più aggiornata, che si chiama sempre Fair Faves, però senza hashtag. Comunque ve la lascio qua sotto linkata, nel caso seguitela perché è molto più aggiornata. Come fondotinta, che sto utilizzando da una vita oramai, sempre lui. Quando mi chiedete che fondotinta usi, raga, è sempre lui, il mio prefe, che è il Natural Radiant Longwear Foundation di NARS, nella colorazione Mont Blanc. Ne metto pochissimo perché, come vedete, non è che me ne serva tanto. Mi piace un sacco la pelle che ho ultimamente, quindi non è che devo, più che altro devo uniformare l'incarnato. E lo vado a spendere così. Mi avete chiesto anche come procede il laser. Allora, non ho più avuto notizie da Epilate, perché aspettavo appunto che mi prendessero l'appuntamento. Mi avevano detto che mi avrebbero fatto sapere, non mi hanno più fatto sapere niente. Quindi da questa settimana, sì, inizierò con il laser all'alessandrite da Santa Chiara, che è il posto in cui vado per fare anche fisioterapia, per andare a fare quei massaggi strani con quel macchinario che era soda, insomma, dove ho fatto diverse cose che trovate sempre nelle mie Instagram stories in evidenza nella sezione trattamenti. E mi dispiace perché comunque con Epilate mi stavo trovando bene, sulle gambe dal ginocchio in giù la situazione è migliorata tantissimo, sul viso molto meno, diciamo che sono tornata come prima, perché ovviamente essendo una situazione un po' più ormonale è difficile togliere questo tipo di pelo, ecco.
E proverò quello con appunto l'alessandrite, sperando vada via questa situa. Come vi dicevo, la mia pelle è cambiata, non è più secca come prima, anzi è diventata un po', non dico grassa, direi normale, ecco. Quindi vado a picchiettare la cipria sopra il mio viso e utilizzo sempre quella di Mulac, Mulac Addicted. E Antonio mi odierà tantissimo per questo, vado a scaricare il prodotto, anche voi mi odierete tantissimo, sulla Rose Gold Palette Remastered di Huda Beauty. È perfetta per scaricare la cipria, però solo in questa zona, che è la zona dove di solito mi si divide il fondotinta. Qua la lascio libera perché ho notato che se la vado a fissare si fanno più rughe d'espressione e il prodotto si va a concentrare appunto nelle rughette, quindi lo lascio lì senza fissarlo perché tanto mi rimane lì, è l'unica parte in cui mi dura tutto. Sono tornata un po' alle origini, sia per l'utilizzo di questa palette, la Shade Light di Kat Von D, sia perché sto facendo un contouring super marcato, cosa che non facevo da un botto di tempo. Ultimamente non mi piaceva da un po' di anni, diciamo, questa parte non mi piaceva fare il contouring marcato, non mi piaceva andare sotto al sole, insomma, vedere questo pugno sugli zigomi. Ultimamente lo sto facendo e mi piace tantissimo, lo so, cambio io nel make-up, sono un po' camaleontica, diciamo, sperimento parecchio, torno un po' alle origini. Sicuramente tra qualche mese mi vedrete di nuovo con gli occhi neri come li portavo a 17 anni, non lo so. E vado a fare un mix di questi tre, sto braccialetto malefico, per poi andare a sfumare tutta la terra. Non ce ne frega di avere una riga fino alla bocca, semplicemente mi concentro solo verso l'esterno e verso l'alto. Vado a renderlo un po' più soft con la spugnetta, ecco. Dopodiché applico il blush e ultimamente sto utilizzando il Love Flush I Will Always Love You di Too Faced e lo applico qui, così. Non so perché poi durante la giornata la mia pelle se lo mangia il contouring che faccio, non capisco. Con un pennello un po' più piccolo vado a contourizzare anche il naso. Sto giocando tantissimo col contouring, cosa che non facevo prima. Anzi, evitavo proprio. Vado a mettere anche un po' di terra qua. Vado ad applicare il Double Glam di MAC sulla punta del naso e solo in questo punto qua. Un po' qui e un po' qui. E un po' qui. Come vedete, il make-up è quasi finito. Di solito sulle labbra sto applicando questo di Hourglass che si chiama. Non ne ho idea. Di solito faccio la base con questo rossetto e poi sopra ci picchietto l'ombretto. Ho fatto anche la rima. Un giorno mi stavo truccando, non avevo lo sbattimento di andare a cercare un rossetto liquido tra tutti quelli che ho per cercare proprio il marrone perfetto, comunque quello scuro perfetto. E così ho messo questa base qua di Hourglass I Woke Up, che è un rossetto cremoso, e ci ho picchiettato sopra l'ombretto. Prima ho provato l'ombretto della New Nude, quello prugna, insomma. Poi ho provato invece dalla palette Shade and Light di Kat Von D, quello da contouring, quindi la terra più scura. E raga, infatti mi avete chiesto: mio Dio, che rossetto hai usato? È bellissimo. Bene, l'ho fatto io con la base di questo e poi sopra ci ho picchiettato semplicemente l'ombretto. È una cosa strana da sentire, lo so, però dura tantissimo, non secca eccessivamente le labbra perché rimane comunque la base cremosa e sopra l'ombretto e vi colora del colore che volete. Vado a fare la base con questo e poi, come vi dicevo, vado a picchiettare sopra. Oggi voglio fare marroni, questo colore qua. Così. Vi consiglio di non applicarne troppo perché altrimenti vi seccherà troppo le labbra, ma di sfumarlo benissimo. Come vedete, il risultato finale sulle labbra è questo qua. A me piace tantissimo. Che dolore! E questo è il look finale, questo è il make-up che mi avete richiesto. Spero tanto che vi abbia fatto piacere vedere come lo realizzo. Adesso aspetto i vostri tag su Instagram di questo make-up, non vedo l'ora di vedere come lo realizzate voi e con quali colori, perché ovviamente potete decidere di fare qualsiasi colore. Basta che verso la fine utilizzate un po' più di nero per andare a scurire proprio la parte esterna e renderlo un po' più da gatta come look e le ciglia finte, appunto. Quindi detto ciò, vi aspetto nei commenti, vi aspetto su Instagram, vi aspetto su ogni social possibile e immaginabile. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale, ovviamente, se ancora non l'avete fatto e se vi va di entrare a far parte della Fay Family. Io vi mando un grosso bacio, mi siete mancati tantissimo e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!